Radio Studio 95, Ta Calabria e Telemerito presentano Ta Calabria Sport. Tutto sul calcio calabrese, news, approfondimenti e altro. Diretta radiofonica su Studio 95 e Telemerito. Canale 632 del digitale terrestre. Buonasera, ci ritroviamo sempre qui con Ta Calabria Sport, 16ª puntata. Appuntamento come sempre fisso del lunedì sera dalle 20.45 alle 21.45. E in studio naturalmente con me non poteva mancare la bravura, la simpatia e l'essere donna di Maria Cristina Condello. Grazie Francesco per la presentazione, buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale di Ta Calabria Sport. Questo consueto appuntamento durante il quale le persone si collegano anche per sapere quanto sarà il battibecco tra me e te, perché ormai è diventata una cosa, devi sapere, di un argomento di discussione durante la settimana. Bene, quindi le persone significa che ci seguono, cioè sì, se ti dicono... È importante che ci seguono. L'importante è quello. Dice che sono migliorato e ti tratto meno male. Sì, il fan club funziona. Sì, vabbè. La prima novità riguarda il fatto che sembriamo a lutto oggi. Cioè neanche ci siamo sentiti tutti ma e due, no, vestiti di nero. Nero eleganza, Francesco. Vabbè, ma sai come, forse le persone non lo sanno, è anche in onore del tuo 30° compleanno che hai festeggiato qualche giorno fa. Quindi. Grazie per il 30°. Sottolineato. È una giovincella. Grazie. Sei una giovincella, naturalmente. Io mi avvicino ai 31, però il nero può anche essere visto da questo punto di vista. Iniziamo naturalmente come sempre ricordando le persone che sono appena collegate, quelli che sono i nostri riferimenti e come possono fare per interagire con noi durante quest'ora nella quale ci divertiremo insieme. Siamo quindi in diretta su www.ontacalabria.it, su Telemerito al canale 632 del digitale terrestre, sulle frequenze di Radio Studio 95 e sui siti gioiasport.com, passaportoperleuropa.com e radiostudio95.it. Inoltre per gli sms potete inviarli al 349 12 94 525 oppure potete chiamare allo 0965 78 15 02. E altra cosa molto importante, per questa sera non ci saranno i cosiddetti sms personali perché non mi funziona WhatsApp, quindi lo annunciamo, magari arrivano. Poi non hai letto il messaggio che ti ho mandato in privato, fatelo soltanto su quello di Cristina. Ma peccato, guarda che qui siamo schermati, quindi nemmeno la Vodafone prende. Sì. Non abbiamo la possibilità. Scuse banali. Comunque rimane il nostro numero 349 12 94 525. Poi interagendo naturalmente tramite la nostra fanpage in tacalabria.it, siamo quasi a 4.000 iscritti, quindi quasi 5.000, Francesco. 5.000. Sì. Sicuro? Mi sembra che erano 4.000. Poi ricontrolliamo, ma comunque ricontrolleremo. Iniziamo quindi, Cristina, con le solite notizie. Sono quasi 4.000, vedi? Ho indovinato, 1-0. Iniziamo quindi con le nostre solite notizie settimanali in questa prima parte della 16ª puntata. Poi ci saranno gli ospiti, ci saranno altre donne anche in studio. Bene, questa sera quindi non sarò la sola donna in studio. Prego. Partiamo subito dai giochi di Sochi. Ai giochi di Sochi è arrivata una medaglia calabrese. Infatti nella super combinata Giulia Mancuso, ragazza statunitense che ha origini calabrese, ha ottenuto la medaglia di bronzo nella gara vinta dall'austriaca Maria Wefflin Risch, medaglia d'argento per Nicole Osp. Il suo bisnonno, Tano Taffanelli, era di Santa Cristina d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Sai dove è Sochi? Francesco, ma che domande fai? Ci sono i giochi invernali, i giochi... E quindi si trova in? In Russia. Ah, va bene, andiamo avanti. Guarda che in geografia me la cavo, Ah, va bene. Passiamo al rugby, parliamo della Rugby Reggio. La 13ª giornata del girone D del campionato di Serie B vede in programma il secondo derby dello stretto stagionale tra l'Amatori Messina e la Rugby Reggio Calabria. Se all'andata si erano imposti i peloritani per 8-17, il match di ritorno ha invece sorriso a Reggini che, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, nella ripresa hanno resistito agli attacchi dei biancorossi e con due piazzati negli ultimi 10 minuti hanno portato a casa la partita. Prossimo impegno ora per la Rugby Reggio è la trasferta a Melendugo in casa Svigat il 16 febbraio.
Passiamo alla Regina. È ripresa oggi pomeriggio la preparazione degli Amaranto, che si sono ritrovati alle 14.30 al Sant'Agata per preparare al meglio il match di sabato contro il Trapani. Il loro lavoro proseguirà seguendo il consueto programma, che prevede martedì un doppio allenamento, mercoledì e giovedì delle sedute pomeridiane con inizio alle 15, venerdì mattina la rifinitura. Come di consueto, tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. Sono arrivati, aspetta un attimo, interrompo, già due sms al 349 1294 525. Il primo dice: buonasera a tutti e tantissimi auguri a Cristina per il suo compleanno. Roberto. Grazie Roby. Vabbè, hai già detto prima, sì, di inviare l'sms. Sì. No, okay. Immagino chi era. Okay. Non me li ha fatti ieri, quindi. Ah, quindi ha trovato la scusa. Inteso, sì, che me l'avrebbe fatti. Però ora sono 30 anni e due giorni. È un giorno. Okay. Un giorno. L'altro sms è dal nostro assiduo, diciamo, come si dice? Un fan. Anche un nostro amico Ciccio Di Licenzio, un saluto a te e un abbraccio a Cristina Piero, perché scherzo. Ciao, Piero, sempre dico Di Licenzio se non mi mandi qualche articolo per il giornale. Continuo io con le notizie, vedi, non le leggo. Riguarda il campionato passaporto per l'Europa, che continua nel suo momento importante, la stagione sportiva, dopo il periodo in cui ci sono state le coppe. Ritorna quindi il campionato con alcuni acquisti da parte delle varie squadre e soprattutto i criteri di, diciamo, utilizzati a fine campionato, che riguarderanno 4 promozioni dalla seconda divisione alla prima divisione e 2 retrocessioni dalla prima divisione alla seconda divisione. Ricordiamo che il campionato passaporto per l'Europa, che si svolge a Reggio Calabria, ha visto ai nastri di partenza più di 20 squadre divise in 2 gironi, prima e seconda divisione, e quindi ci sono state anche le coppe con varie premiazioni, la Coppa Abruzia, la Coppa Amicizia, e poi naturalmente ci sarà la continuazione di questo campionato avvincente giunto alla quinta edizione, in attesa, che lo ribadisco nuovamente, di vedere qui in studio con noi gli amici di Passaporto per l'Europa, che salutiamo e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Continua quindi Cristina con la quarta notizia. Passiamo in attesa di arrivare a quella in cui c'è la dizione, in cui c'è la pronuncia di... Vabbè, quelli li lasciamo per dopo. Quelli per dopo, la vabbè. Sorpresa finale. Passiamo al basket e parliamo di Viola. La Viola Reggio Calabria infatti ottiene la seconda vittoria di fila, battendo il Cus Bari per 94-68. Partita mai in discussione per la squadra allenata da coach Ponticello, che domina l'intera partita chiudendo i primi 2 quarti di partita con il punteggio di 56-30. Ponticello sfrutta l'occasione per gettare nella mischia Ayander Azzaro e Spera, e per fare esordire in questo campionato il giovanissimo Brandon Viglianisi. Gli ospiti tentano la rimonta nel terzo quarto, ma dopo il time out Ponticello in nero arancio riprendono a macinare il gioco. Finisce 94-68 per la Viola. Domenica Hamilton e compagni saranno impegnati in trasferta sull'ostico campo di Roseto. Passiamo alla pallavolo. Conquista la sua terza vittoria consecutiva la Sensation Profumerie di Mister Latella, che sconfigge a Siderno nel palazzetto di casa la formazione regina della Costa Viola. Un secco 3-0 della Sensation Profumerie, che torna a respirare sane ambizioni dopo aver giocato una gara di grande sostanza contro un buon avversario. Mister Latella temeva i miglioramenti della Costa Viola, confermati da una buona gara in fase difensiva, e può sorridere per il rientro effettivo del libero Cristallino, che dopo il breve ritorno in campo contro il Cirò ha giocato a pieno regime. I punteggi di 25-21 e 25-16 conquistati nel secondo e terzo set suggellano i 3 punti meritati dalla squadra di Gioiosa, che sabato affronterà l'Avolio Castrovillari. Sul Pollino non sarà facile contro una squadra che è riuscita a battere in trasferta la capolista Lamezia per 3-2. I punteggi di 25-21 e 25 niente, a posto così, perché questo... ma il 25 che cos'è? Niente, la notizia era finita perché comunque... La 25 c'era una ripetizione, quindi ho preferito lasciarla. Un sms, 25 niente. Allora, non posso mandare WhatsApp, però mandano i messaggi. Hai visto? Quindi è servito il numero. Ricordiamo il numero per chi volesse interagire in diretta con noi, lo può fare inviando un sms al 349 12 94 525 o telefonando allo 0965 78 15 02. Salutiamo quindi anche Santina, che ci ha chiesto come fare, perché sicuramente aspetterà dopo i loro amici che saranno qui in diretta. Naturalmente ci sarà una squadra femminile, non solo, che parlerà di quella che è la loro realtà.
Sono arrivati nel frattempo anche altri sms. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Anche se siamo lontani, vi seguiamo sempre. Un abbraccio da Madrid, però non firmato. Ci seguono anche in Spagna, Francesco. Siamo a Madrid, in Spagna si trova. Si vede che sei brava con la geografia. Lo dico che hai le scuole, come direbbe qualcuno, hai le scuole. Quindi sì, complimenti. Sì, sì. È servita a qualcosa, diciamo, tanto impegno scolastico. Cioè studiavi solo la geografia tu? No, studiavo tutte le materie, però bene o male. Ok, ti vedi? Ci guardiamo anche qui sullo schermo, Francesco. Ho capito, vabbè. Proseguiamo, passiamo al calcio 5 femminile e parliamo della Futsal Melito. Conquistata la Coppa Italia regionale calabrese, le ragazze della Futsal Melito sono pronte ad affrontare la fase finale della Coppa Italia femminile. Della Coppa Italia o? Coppa Italia. Cioè, stasera proprio una cosa. Non ti sfugge nulla. Vabbè. Coppa Italia femminile di Serie C, che si terranno al Palsele di Eboli dal 13 al 16 febbraio. La squadra allenata da mister Oliveri affronterà in gara 2 del primo turno il Real Sigliano. Vogliamo fare bene anche a livello nazionale, sottolinea mister Oliveri. Ci giocheremo le nostre carte lottando come abbiamo fatto nella finale regionale. Sappiamo che non sarà facile, andiamo ad Eboli consapevoli di essere una buona squadra. La squadra meritese in questi giorni sta lavorando intensamente per raggiungere la miglior forma fisica per affrontare al massimo questa importante manifestazione. E noi facciamo in bocca al lupo alla squadra del Futsal Merito femminile calcio 5, che ha iniziato già il campionato. Ieri ha avuto una vittoria, io sono arrivato fino a 15-1, l'ho seguito, poi è stata una partita molto intensa con le ragazze, appunto, che quest'anno hanno il chiaro obiettivo di vincere sia il campionato che la Coppa Italia regionale già conquistata e andare anche avanti. Ci sono tutte le prerogative per far bene, sperando che, come gli ho detto a Davide l'altro giorno, una volta conquistano anche la Coppa Italia nazionale ritorneranno qui in studio con noi. Leggiamo l'altro sms e poi ti saluto temporaneamente. E dice grazie per darci questa possibilità il lunedì sera di venire lì in studio con voi, noi già ci siamo stati, speriamo in futuro di ritornare e di parlare dei tanti successi, non soltanto sportivi ma anche personali, che avremo conquistato nella stagione. Grazie ancora. Grazie a voi. E soprattutto un fiato a tornare qui in trasmissione. Siamo comunque felici di ospitare tutti. È arrivato un altro sms e secondo me lo dobbiamo. No, guarda, già so chi è. È la persona sicuramente. Grazie Santina. Siete troppo bravi e simpatici insieme. Vi seguiamo sempre, santa ragazza che ti sopporta i ridi. Grazie. E baci e famiglia chianese, quindi Santina e Alessio. Probabilmente una aureola mi servirà per la fine delle trasmissioni. Va bene, l'aureola che va a sostituire quelle che sono le cuffie, quindi ci sono tutte le prerogative. Sì. Ok. Io, allora, ricordiamo che questa trasmissione andrà in replica domani sera alle ore 3, domani a pranzo alle ore 13, quindi martedì, su Telemelito, canale 632 del digitale terrestre, e giovedì alle ore 21, quindi la sera, e nei prossimi giorni anche sul nostro giornale online entacalabria.it. Adesso ci fermiamo per dare spazio ai tanti esponenti della società che verranno qui in studio con me. Naturalmente ci sarà sempre la mia faccia e Cristina andrà di là temporaneamente. Vi divertitevi. Ci divertiremo, ritorneremo sempre qui con Entacalabria Sport, 16ª puntata. Seguiteci a tra poco. A tra poco. E ritorniamo qui dopo la pausa con Entacalabria Sport, 16ª puntata. Fino a questo momento, come da prassi, c'era con me Maria Cristina. Abbiamo introdotto quelle che sono state le notizie della settimana, leggendo anche gli sms che potete inviarci al 349 12 94 525, o potete interagire via telefono allo 0965 78 15 02. Stavo dicendo, con Maria Cristina abbiamo letto quelle che sono le notizie più importanti, prima di dare spazio naturalmente agli ospiti che tra poco vi presenterò. Ricordandovi che siamo in diretta su Telemelito, canale 632 il digitale terrestre, e su Entacalabria.it, su Radiostudio 95.it, naturalmente anche sulle frequenze radio, su geasport.com e su passaportopereuropa.com. Dopo aver letto quelle che sono le notizie normali che dobbiamo sempre dire, passo quindi la parola agli ospiti, che prima, diciamo, di entrare qui in studio hanno fatto finta dicendo che sono timidi e si sono messi subito alle mie spalle, però è giusto parlare, chiacchierare insieme e rappresentare quella che è la realtà della nostra valle.
Quindi passo la parola prima di tutto a Vanessa Zumbo, quella che Buonasera. È il veterano della squadra, il factotum. Qual è il suo ruolo, mi dica? Tutti i ruoli. Tutto ciò che si può fare lo facciamo. Ok, quindi intrattenere anche gli avversari, sì, menare gli avversari, cercare di capire quelli che sono i punti deboli per poi usarli contro. Ok, abbiamo anche Tonino Nucera. Buonasera. E dall'altra parte dello schermo abbiamo anche Davide Gozio. Buonasera. E Selene Caridi. Buonasera. Vedi, Selene, già hai parlato, quindi dice io non voglio parlare, mi emoziono, quindi abbiamo parlato. E naturalmente dobbiamo anche ricordare le persone che si trovano dietro, diciamo, dall'altra parte delle retrovie. Non sono venuti a venire qui in studio perché sono timidi veramente. Ricordiamo Tommaso Spinelli, suo consorte. Nonché mister della squadra femminile. E Giovanna Chiara Nicolò, nonché anche capitano. E suo consorte. È il mio capitano. Cioè, qua in famiglia, tutti in famiglia. È arrivato, quindi guarda, neanche iniziamo, è già arrivato un SMS, ricordiamo al 349 12 94 525, squadra femminile calcio a 5 la nostra valle dove gioca la mia fidanzata, forza ragazze, siete bravissime, continuate così. Vabbè, so che è scritto, sospettiamo però un pochettino di italiano, lo diciamo. Ciao Domenico, grazie. Allora, iniziamo quindi da un ex, una delle fondatrici di questa ex, in quanto non giochi più, però è una fondatrice della attualmente di questa ex, sì. Attualmente, vabbè, c'è sempre l'età che ti aiuta. Vanessa, da quanti anni è che esiste la nostra valle? Allora, la nostra valle da circa 3 anni, però è nata inizialmente come SCF nel lontano 2007 e poi piano piano abbiamo iniziato a fare sì che entrasse a far parte di quello che è il circolo del centro giovanile. Siccome comunque come ragazze giocavamo sempre là, alla fine era il nostro punto di riferimento, era anche giusto dare un appoggio, come dire, un po' più concreto con delle linee da seguire. Prima eravamo un po' autogestite tra di noi, era un po' una confusione generale, per cui... E tu allora giocavi, ora invece non giochi perché dai spazio alle ragazze. Io allora giocavo, adesso giochicchio in allenamento e poi seguo le ragazze. È già una cosa importante il fatto di rimanere sempre nell'ambito calcistico. Dall'altra parte abbiamo il buon Tonino. Qual è il suo ruolo in questa società? Un altro tuttofare abbiamo qua. Ma giochi? No. Mister degli allievi, under 16. Ah, quindi hai iniziato a rovinare i bambini. Esatto, no, l'ho già rovinati anni fa. Quindi tu non giochi, non hai questa passione per il gioco? Ho già due fratelli che danno abbastanza. Vabbè, poi diciamo qual è la tua vera passione, lo diciamo subito dopo. Bravo. Dall'altra parte abbiamo anche Davide Gozio, figura molto importante per quanto riguarda la... Non esageriamo, importante no, ma comunque rappresenta un po' quello che è il collante all'interno del centro giovanile, perché il centro giovanile, Padre Valerio Rempicci, non è solo sport, ma è anche una serie di attività che vanno dalla musica all'intrattenimento all'organizzazione. Non dimentichiamo che è un centro parrocchiale, per cui admira anche l'educazione e la formazione dei giovani. Quindi è qualcosa molto importante che noi mettiamo sempre in risalto, è il fatto che non soltanto una crescita sul campo, quindi una crescita sportiva, ma anche una crescita personale, che è alla base di tutto, è alla base anche di stare insieme in comunità. Soprattutto. E quindi arriva il momento ora di Selene, cioè, tocca anche a te. Tu sei una delle più, diciamo, delle giocatrici, delle più giovani giocatrici. Sì. Sì. Rispetto a chi è l'ex, quindi... Sì. Come ti senti a giocare in questa squadra che, per quanto riguarda i risultati, quest'anno sta andando anche molto bene? Sì, sta andando molto bene, stiamo facendo un bellissimo percorso tutte insieme. Mi trovo molto bene perché è un gruppo molto unito e siamo in tante. E quest'anno sono entrate anche delle nuove ragazze, però fortunatamente sono entrate subito nel gruppo e ci vogliamo bene. È l'importante anche questo. È arrivato già un altro SMS al 349 12 94 525 che secondo me, Vanessa, lo dovresti leggere tu, perché non è il classico SMS normale, l'SMS è quello là tipo del coro che si fa in una partita di calcio. E io dovrei fare il coro? Sì, fallo, dai. No. lo leggiamo e lo dedichiamo. Vabbè, lo leggiamo normalmente, poi ognuno fa la propria interpretazione. Okay. C'è un capitano, un grandissimo capitano. Saluto al nostro capitano Giovanna Chiara Nicolò. Con la faccina.
È sempre lì il nostro capitano nascosto dietro le quinte. Però sembrava, per lei sembrava che rimanendo da quell'altra parte non avremmo parlato di lei. Però ecco. Obiettivi della nostra valle. Vanessa. Allora, intanto volevo ricordare che abbiamo anche la categoria dei piccolini, di cui prima ho dimenticato di menzionare, che alleno anche gli under 10, quindi... Alleni? Dico alleni? Faccio giocare. Ho chiesto, no, è una domanda. No, alleno, facendo giocare a pallone i piccolini. Poi io ci provo, vediamo. E i nostri obiettivi? Sì, guardando sempre la telecamera. Ok. I nostri obiettivi, sono quelli di ogni anno. Ci riuniamo, creiamo un gruppo, cerchiamo di condividere un percorso insieme, lo facciamo ormai da tanti anni, e cerchiamo di condividerlo guardando come risultato calcistico il nostro non fine ultimo, ma solo un modo per stare insieme, perché noi siamo insieme comunque, diciamo, per organizzare tante cose. È brutto dire che facciamo del nostro punto di riferimento le mangiate, però ci alleniamo, facciamo le riunioni, le mangiatine, e poi ci alleniamo e giochiamo. Vogliamo crescere e creare sempre un gruppo più unito e dare esempio anche ai giovani che magari vedono l'ostilità nel calcio, invece deve essere semplicemente un momento di gioia. Dobbiamo correggerci, perché è giusto, quando si sbaglia anche correggersi, no? L'SMS che è arrivato prima, che abbiamo detto che non è scritto bene in italiano, è arrivato a metà. Quindi è giusto, c'era un motivo per cui noi subito abbiamo messo le mani avanti, però è normale che bisogna ritornare indietro e leggere l'SMS per bene. E innanzitutto salutiamo i riti, grazie. Vi stiamo guardando per la prima volta e siete davvero bravi, soprattutto tu. No. Poi vorrei fare un saluto particolare alla squadra femminile, e c'è la nostra valle, ok, però era tagliato a metà, quindi ecco, giusto. L'hai letto tagliato a metà. Sì, sì, l'ho dovuto leggere. Come era stato visionato, sai come a volte errare è umano. L'importante è accettare gli errori. Quindi, mister? Dica. Allora, intanto dobbiamo mister anche... già petto in fuori, una cosa importante. Per essere autorevoli. Dobbiamo ricordare anche le altre categorie. Noi abbiamo l'under 10, under 12, salutiamo il mister Nino Nocera, under 14, salutiamo il mister Domenico Romeo, under 16 che alleno io, poi c'è l'Oratorio Cup con mister Domenico Spanò e femminile col mister che ci guardi tra le quinte. Quindi ecco una... Il mister che si arrabbia però durante le partite, no. Le sente le partite proprio. L'ultima persona in questo mondo che ho visto mai arrabbiata. No, arrabbiarsi nel senso che incita i suoi giocatori con veemenza, però sempre nel rispetto e nella correttezza. Su questo certo, non... Certo, quello sempre. E niente, diciamo che è un gruppo che negli ultimi anni si è ingrandito. Noi abbiamo cominciato 6 anni fa... Ma non per le mangiate. Non per le mangiate, certo. Abbiamo ricominciato 6 anni fa a rimettere in piedi un po' qualche squadra in più, quindi siamo riusciti ad arrivare a un centinaio di tesserati, quindi è un grande obiettivo per noi, perché è fare aggregazione. Se noi riusciamo a fare aggregazione tramite lo sport e poi tramite anche le altre attività che diceva il nostro presidente, la nostra guida del centro giovanile, riusciamo a portare a termine il nostro compito. Quindi noi, prima di essere allenatori, siamo educatori, quindi... E il nostro compito è quello di educare i nostri ragazzi volontariamente, certo, è tempo che spendiamo e non perdiamo per loro, quindi tutto dovuto, voglio dire, quindi non è tolto a quello che facciamo noi, ma... Anche emozionare, abbiamo... Okay, ma... Davide, dopo queste parole di elogio, perché il presidente, noi come scherziamo, sempre è quello che mette i soldi, in modo scherzoso. Sì, ma noi non mettiamo soldi, perché devo sottolineare che tutto il lavoro che avviene al centro a livello sportivo, ma anche per altro, è assolutamente di tipo gratuito, per cui veramente c'è il volontariato puro. E poi devo sottolineare che, diciamo, il nostro intento primo è quello di, in un paese come Gondofuri, che è molto vasto, che non ha una grande, come dire, non ha un centro di coesione, ecco, il centro, ma non solo il centro, perché veramente Gondofuri è una fucina, ci sono mille altre attività, è quello veramente di aggregare, di mettere insieme tutte queste realtà che sono Gondofuri, che sono San Carlo, che sono la Mendolea, Gallicianò, la Marina e tutte le altre frazioni. Quindi e torno a sottolineare, tutto questo è fatto con pura gratuità e da gente che non deve fare solo questo, ha un lavoro, una famiglia, ha mille altre realtà, per cui questo penso è doppiamente meritevole.
Sì, quindi è una cosa molto importante. Selene, non mi guardare in quel modo. A giro, cioè, il bello di questa trasmissione è che si scherza, si ride, come tu hai potuto notare, e poi a giro gli ospiti devono parlare. Quindi nel momento in cui tu hai scelto di venire qua dentro al posto di Giovanna Chiara, che è rimasta dall'altra parte e se la ride in maniera molto volontaria e se la ride con gli occhi azzurri che ha, quindi se la ride. Anche ora tocca a te. Nel frattempo saluto l'amico Silvio Cacciatore, venuto a trovarsi. Ricordiamo che a breve, il venerdì sera, inizierà anche la sua trasmissione, venerdì 21 febbraio, il suo talk show su tutto ciò che riguarda la zona. Non diciamo altro. Allora, Selene, scherzavamo prima del fatto che il gruppo si è allargato soprattutto anche a livello di mangiate, no? Le classiche mangiate si fanno nelle squadre, e voi siete una squadra femminile, anche se di molte ragazze giovani, tranne il mister, vabbè, ma lei non gioca, allora siete molte, ma cucinate ogni tanto, preparate sì. Una... sì le cose importanti, organizziamo tante mangiate giusto per stare insieme, per conoscersi ancora meglio. E questo è molto importante, anche perché poi giocando, conoscendoci meglio, è ancora un punto in più che abbiamo come squadra. E poi una cosa molto difficile, che tu e anche qua il buon Tonino riuscite a conciliare i vari impegni personali e lavorativi anche con la musica, perché fate parte di un gruppo, quindi presente il gruppo. Ai. Icardia. Dove tu cosa fai, per chi non dovesse conoscere Icardia? Io ballo e canto. Invece il Tonino è sempre là pronto col violino. E a mettersi in posa per le foto. Vero. Quindi, che non mi hai mai fatto. Sì, non sì, ti ho mai sì, fatto, sì. Sì, come no. Quindi una volta si è messo in posa, devi sapere, là tutto pronto, riusciva a suonare e a mettersi in posa, è una cosa importante. Nel frattempo è arrivato un altro sms al 349 12 94 525, che secondo me se lo manda da solo, perché sempre per il capitano, che fa un capitano, c'è solo un capitano, siete bellissime, Auro. Ciao Auro. Quindi Auro, Giovanna, Chiara, vieni meglio da qua, ti andava meglio. Quindi ritorniamo a Vanessa, vedi il giro Selen continua. Vanessa, di che parliamo ora? Di quello che vuoi, purché mi lasci il tempo necessario. Naturalmente parliamo delle ragazze di tutta la squadra, quelle che tu elencherai, visto che te le sei segnate nel fogliettino. Sì, per non dimenticare nessuna. Quindi, perché sennò dicono, guarda, si ricorda tutte. No, non è così. Sì, è così, però non si sa mai, un momento di distrazione. Salutiamo tutte le nostre ragazze, quindi i nostri portieri Alessia e Chloé, Ilaria Jacopino, Alexandra Barbu, Antonella Romeo, Nucera Giovanna, Violi Desiree, Maria Tripodi, Paino Aurora, che ci ha appena mandato il messaggio, Selene è qui con noi, Stefani Nucera, Antonellina Nucera, Domenica Iofrida e il nostro capitano che si è nascosto dall'altro lato, Giovanna Chiara Nicolò. E poi naturalmente un altro saluto devo fare, perché mi hanno minacciato. Salutiamo il signor arbitro Lino Foti. Ciao Lino, promesso, salutato. E poi c'è un altro saluto che bisogna fare, che ce lo siamo, Danilo Iaria, che è l'assistente e l'allenatore Domenico Spanò della squadra La Nostra Valle di Calcio a 5. Assolutamente, numero uno Danilo. Danilo, cioè senza di lui. Si è comprato anche il kit per essere proprio letteralmente unito alla squadra, eh? Sì, lui indovina sempre i pronostici delle partite. Peccato, cioè, tifi Bologna. Però. Domani voi, per quanto riguarda le ragazze, perché in questo momento sono le ragazze che portano soprattutto avanti il nome della nostra valle, perché state conducendo un ottimo campionato CSI di Serie B, dove state lottando alla pari con le altre squadre. C'è stata ieri la vittoria del Roccella sulla Lazzarese. Voi siete terza al momento, giocherete domani sera contro la Socerlab, e poi ci sarà questo scontro, forse non venerdì, sapevo che la rinviate, è San Valentino, capisco. Loro, capisco, sì, che c'è San Valentino per voi ragazzi, sì, si rinvia, e quindi c'era questa partita che può essere anche la chiave di svolta di un'intera stagione. A tal proposito, Selene, è arrivato un sms, ricordiamo al 349 12 94 525, che dice: Selene, domani vogliamo un tuo gol con la faccina. Sì. Già, quindi hai un impegno domani da fare. Spero di farcela. Davide, che gioia avevi in questi ragazzi quando giocano e quando stanno insieme? È quello che dicevo prima, che stanno insieme, che è la cosa più importante. E stanno insieme al di là di problemi, di difficoltà che ci sono, le loro e le nostre, stanno insieme veramente per vivere momenti di serenità e di gioia. Tanto è vero che tu dicevi San Valentino, ma noi venerdì saremo in montagna tutti insieme per un paio di giorni,
a vivere, per stare veramente anche insieme fisicamente. Per cui il nostro scopo è anche questo, non solo sport, non solo portiamo così. Le scarpette comunque e, le scarpette e gli scarponi soprattutto, perché è questo. Non manca mai Vanessa di ricordare il fatto che deve giocare. E giocheremo. Giocheranno anche. Anche solo se c'è la neve. Ma non ci sarà. Va bene. Già il fatto. C'è la neve. Già il fatto di vederti qui con le cuffie, con i capelli che hai, già è un grande obiettivo. Grazie. È arrivato un altro sms, li leggiamo, siete molto seguiti, vediamo. Giovi, non ti nascondere, siamo con te, vai capitano. Alex. Ciao Alex. Abbiamo capito che il capitano è ben voluto. Ma perché fai collo? Perché tu non puoi parlare che sei di parte. Non lo dico. Perché Vanessa, il capitano è ben voluto? Perché, ma non c'è molto da dire. Giovi alla fine è nata con questa squadra, quindi c'è sempre stato un punto di riferimento. Anche se a volte dobbiamo un pochettino tirarla su, però è il punto di forza di questa squadra. Per cui, quindi oltre ad essere brava, non ma più di te di quando giocavi? No, non esageriamo, no. Però Giovi, non fare la sua carriera, perché sennò finisci presto. Ovviamente scherziamo, sì. Voi quindi dove svolgete la vostra attività? A Condofuri, presso il centro giovanile Padre Valerio Rempicci, il quale ci ha sempre dato la possibilità, anche prima di diventare la nostra valle, di allenarci, di fare le nostre partite in maniera, diciamo, molto, molto gratuita, si può dire? Che comunque non è facile per una squadra di paese trovare un campetto, affrontare delle spese essendo autotassate, quindi avevamo questa possibilità. Adesso con molto piacere la squadra fa parte del centro giovanile, quindi la nostra valle, e noi speriamo di portare avanti questo nome con grande orgoglio, di continuare questo campionato CSI grazie a Clementina che ce l'ha fatto conoscere. Se non la salutavi, la saluto Clementina, grazie. Però vedo un qualcosa in comune con Clementina, no? I capelli no. No, sia lei, quando è venuta lei in studio, quando ci sei tu, praticamente andate da sole. È una cosa buona. Cioè, è una cosa buona. Infatti ero là che ho detto, ma è arrivato qualche sms, nel frattempo mi passo il tempo. Vedevo la fanpage, c'erano altre cose, che sapevo che comunque tu andavi. Sicuro non c'è silenzio. No, no, su questo non c'è dubbio. Capisco anche il buon Tommaso che ti ha sposato, quindi ti sopporta. È giusto così. Dimmi. Tu sei la stessa cosa? Vai da solo? No. Devo fare le domande. Domandami. Io. Tonino, preferisci più fare il mister o suonare? Hai che domanda. Hai che domanda. L'esonero non c'è in caso, tranquillo, non l'esonero ti preoccupare. L'esonero non è possibile. No, è bello fare entrambe le cose. Alla fine sono sempre a contatto con i ragazzi. Nel gruppo sono a contatto con il più piccolo, quindi... Che lo salutiamo. Lo salutiamo, Mattia Nucera. Ciao Mattia, anche se giochi nella calcistica non fa niente. È molto bravo col tamburello. È molto bravo col tamburello, sì. Poi volevo ricordare che, non so se lo vuole fare il presidente, oltre... Dobbiamo ricordare tutti gli altri esponenti della società? Questo? Beh, anche sì. No, l'abbiamo già ricordati. Sì. Salutiamo anche Rocco, sì, il nostro aiutante della femminile. Rocco Ermidio. Rocco Ermidio, ciao Rocco. No, volevo una cosa importante, che comunque noi fino a qualche mese fa, ecco, eravamo incerti, però adesso abbiamo la certezza e abbiamo avuto questo finanziamento al centro giovanile, grazie al quale avremo anche una struttura nuova, una struttura che non è solo per lo sport, ma è anche per tutto il paese. Quindi al di là dello sport c'è anche tutto quello che riguarda l'interno del centro. Poi che ci sia un altro campetto, ecco, in erbetta sintetica, che a noi era quello che mancava, è quello che può essere un motivo di vanto per il nostro paese, che a partire dall'anno prossimo, ecco, ci darà la possibilità di non doverci più spostare e quindi di sentirci veramente in casa quando giochiamo le partite in casa, e non guardare sempre se piove perché purtroppo abbiamo il campo in terra e quindi c'è sempre l'incognita della pozzanghera. Però vedi, Vanessa può prendere il tuo posto. No, a parte non solo Vanessa, vabbè, ma tante altre persone, figurati. Poi non è che sia chissà che cosa io. E però anche tu, c'è, cioè, l'influenza di Vanessa ti ha portato a parlare a liberamente. E quindi ora il silenzio è finito, volevo continuare. No, noi troviamo cosa dire. Davide, sono ossi duri. Oh, sono bravi. Non potrei lavorare senza di loro, anche perché senza di loro non farei nulla. Uno può suggerire, può mai mettere la propria schiena tra i ragazzi e il loro lavoro.
devono essere autonomi, indipendenti. E poi volevo tornare sul discorso di Tonino, avremo presto un centro rinnovato, questo grazie anche alla cooperativa La Nostra Valle, che è un po' coloro che ci assicurano la sopravvivenza, perché attraverso il loro lavoro ci portano il denaro che serve per le attività. Quindi avremo un centro rinnovato con spogliatoi, con campi nuovi, con una struttura anche sia di biblioteca, di aule per le riunioni, per gli incontri, completamente nuovo. Quindi questo sarà veramente per Condofuri, ma per noi, una vita nuova, un modo nuovo di impostare le attività. Ottima cosa, vedi? Anche lui va a ruota libera, se lo lascio, però. Vabbè, abbiamo visto da oggi La Nostra Valle è un punto fermo della trasmissione. Serena, quindi se ti dovessi trovare di fronte a una scelta difficile, andare a giocare la partita più importante del campionato o andare a ballare in un concerto con i cardiaci? Ma non puoi fare questi paragoni. Questi paragoni non si possono fare. Vabbè, magari se la partita è prima, anticipiamo la partita e poi andiamo a ballare. Questo sì. E ricorda che domani sera devi fare un gol. Quindi sì, è la promessa. Esattamente, non le deluderò. Vedi, ho fatto la domanda e ho trovato subito il sotterfugio. Sono arrivati altri due sms al 349 12 94 525. Facci complimenti al presentatore. Ciao Danella, un abbraccio. Non l'ho mandato io, avete visto sms? Però tu hai i tuoi sostenitori, quindi. Vabbè, dopo sono tante puntate, ormai mi sopportano. E poi, Vane, siamo anche con te. Sei la nostra. Un attimo. Vane, siamo anche con te, sei la nostra psicoanalista anonimo. Ma chissà chi è. O forse qualcuno che è il tuo psicologo, no? Vabbè. E poi un altro sms. Finalmente vedo Telemerito Studio 95, Ale da Roccella e forza Roccella. Quindi Gran Bruno Taverna, padrone di casa, hai visto quest'altro obiettivo raggiunto, il fatto di essere presenti anche fino a Roccella, e questo naturalmente riempie di gioia prima di tutto te e poi anche noi che ci vedono anche a Roccella. Quindi Roccella che vi aspetta per la partita decisiva. Anche noi aspettiamo. Ultima battuta, ragazzi, perché siamo quasi agli sgoccioli. Poi deve ritornare Maria Cristina, perché ci sono anche i fan di Maria Cristina che sono superiori a quelli che ho io. È una donna, quindi cosa vuoi. Vanessa, una battuta finale. Sintetica. Se ce la fai entro un minuto. Non niente, di più. No, saluto semplicemente tutti e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che ci sono nella nostra società per un proseguo, per un anno sereno in compagnia. Ok, ce l'ho fatta. E forza ragazze. Ok, sembrava strano. Tonino? Niente, io dovevo salutare, l'ho già detto prima. Saluto solo i miei ragazzi dell'Under 16 che mercoledì giochiamo contro il Lazzaro in casa. Speriamo un'altra vittoria. A girare? Io saluto tutti quelli di Condofuri, tutte le forze positive, gli altri gruppi sportivi che veramente lavorano anche loro bene con i ragazzi e tutte le realtà che si danno da fare per Condofuri. Io sono un po' la persona seria, quella che deve dire le cose serie, quindi per me questo è importante. Grazie comunque a voi per averci ospitato questa sera. Niente, ringraziamo anche voi. Selene, finisci? Un saluto a tutte le ragazze, ovviamente. Ok, perché se dicevi una in particolare rispetto all'altra. No, a tutte. Noi ringraziamo tutti voi che siete stati qui presenti, da Vanessa a Tonino, a Davide, a Selene, a le persone che hanno abdicato, diciamo, qua al trono. C'è un sms, Tommy. Mister Tommy, resti sempre il migliore. Eccolo lì. Quindi, sempre lo stesso numero. Sempre lo stesso numero, va bene. Però... E poi... Vanessa, bacia i Vanessa, da parte mia, ok, poi ci diamo la mano e va adesso bene? Anche quel numero. Ok, va bene. Ciao, comare. Ok, salutiamo anche quindi John, che era Nicolò, il capitano, che ha ricevuto tutti questi sms. Ricordiamo che questa puntata sarà in replica domani alle ore 13 su Telemerito, canale 632, il digitale terrestre, e giovedì alle ore 21. E naturalmente nei prossimi giorni anche su Ntacalabria.it. Noi ci fermiamo, vi ringrazio nuovamente di essere stati qui con noi. Ci risentiremo e ci rivedremo con voi tra poco, sempre con Ntacalabria Sport, 16ª puntata. Ultimi minuti di Ntacalabria Sport, 16ª puntata. Francesco. Aspetta, è finito. 16ª puntata, vai. No, mi vedo anch'io nel video, quindi comunque saluto di nuovo. Vabbè, però se stavo parlando... un attimo. Non mi permetto a disturbare. Cioè, stasera ossi duri. Ho avuto prima Vanessa che non stava in silenzio un attimo. Ed è bello, così quando ci sono persone così spigliate, ma non soltanto lei, tutta la nostra valle. Ora sei ritornata tu, con pronta a leggere i risultati con gli accenti già segnati. Euforica. Wow,
ricordo i risultati, lo sai, sono il mio forte, quindi comunque ci tengo particolarmente ogni settimana. Ricordiamo prima di tutto che per interagire con noi per questi ultimi minuti, infatti mancano 10 minuti alla fine della 16ª puntata, SMS al numero? Al 349 12 94 525 oppure telefonando interventi telefonici allo 0965 78 15 02. Sono arrivati nel frattempo un attimo, qua sono arrivati un sacco di messaggi, qualcuno sicuramente forse l'avrò saltato, leggiamo un attimo, no, qua stavo andando troppo indietro, pa, 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 pa. Ce la faccio, ok, è arrivato un altro allora prima avevo detto l'SMS che ci mandavano da Roccella, che si vede anche a Roccella Telemerito, canale 632 del digitale terrestre, e un altro SMS riguarda, arriva da Locri, stasera è la prima volta che vedo questo programma a Locri, è da poco che si vede la televisione, quindi anche qua, quindi dopo Locri fino a Roccella siamo diciamo visti. Che sta allargando gli orizzonti per quanto riguarda le frequenze, quindi molte zone che prima non ci vedevano adesso possono comunque seguire in Tacalabria Sport il lunedì, e quindi aumenteranno anche gli iscritti al tuo fan club, probabilmente sì, okay. Mi sosterranno anche da Locri, da Gioiosa e poi da San Lorenzo, perché anche San Lorenzo è coperta adesso, quindi e noi anche avremo ospiti da quelle parti, quindi nei prossimi giorni, quindi conoscerai anche persone che magari si uniranno a questa tua causa. Bene, sì. Quindi leggiamo i risultati ora del campionato di calcio A11, ricordando prima di tutto che questa domenica è stata caratterizzata per un gran gol di Zampaglione, un ragazzo di Saline Ioni che ha giocato anche qui a Merito, era anche di proprietà del Chievo, che durante una punizione nella tre quarti la sua squadra è andato a intervenire, ha preso questo pallone e il pallone ha fatto circa 70 metri ed è finito alle spalle del portiere. Questo video sta spopolando sul web in tutta Italia, quindi grande merito a questo grande attaccante che, ricordiamo, quando giocava nella Valle Grecanica in Serie D ha superato anche i 30 gol, quindi complimenti, continua così, ti seguiremo sempre. Vai. Partiamo dalla Serie D Girone I. Acra Cascavese 2-3. E già mi ha fregato la prima, si è messa l'accento, l'ha indovinata. Andiamo avanti. Lo sai, guarda, sei odioso quando fai così. Lo so, quindi sempre. Bravo. Acra Cascavese 2-3. Due Torri Noto 2-2. Licata Battipagliese 0-1. Nuova Gioiese Montalto 0-0. Pomigliano Interreggio 1-0. Rende Vibonese 0-2. Savoia Agropoli 1-0. Torrecuso Orlandina 5-2. La classifica vede in vetta il Savoia con 56 punti, ultima in classifica Licata con 7 punti. Ragusa si è ritirato dal campionato, Licata è penalizzato di 3 punti, mentre Interreggio, Battipagliese e Cavese sono penalizzate di 1 punto. Passando ai risultati dell'eccellenza della 21ª giornata, Corigliano Schiavonea Paolana sospesa al 34esimo del primo tempo per vento sullo 0-0, Gallico Catona Audace Rossanese 3-0, Guardavalle Palmese 2-0, Taurianovese Bocale 1-0, Nausica Acri 0-2, Roccella Sambiase 2-0, San Lucido Isola Caporizzuto 2-0, Sersale Castrovillari 3-1, Roccella prima classifica con 53 punti, Audace Rossanese e Nausica ultimi con 12 punti. Corigliano Schiavonè e Paolana hanno una partita da recuperare. E poi passiamo alla promozione B. Risultati e classifica della 21ª vuoi giornata. Vuoi un aiuto? Vuoi continuo io pure? O... Come vuoi. Ti do una mano, dai. Vai, ti faccio leggere la promozione. Grazie, perché c'è quella squadra famosa. Bianco Bagnarese 1-0, Taureana Bovalinese 0-0, Polistena Brancaleone 3-0, quindi sconfitta per la capolista Brancaleone, Reggio Mediterranea Filogaso 2-0, Deliese Marina di Gioiosa 1-1, Benestarna Tirese Rizziconi 0-0, Gioiosa Ionica Soriano 2-2, Siderno Villese 0-1. In classifica il Brancaleone conduce ancora a 48 punti, chiude la Bovalinese a 18, un punto di penalizzazione per il Polistena, mentre ancora bisogna disputare la partita tra Benestarna Tirese e Deliese. Scendiamo quindi alla prima categoria, girone D, risultati e classifica della 19ª giornata. Africo San Ferdinando 0-0, Condofuri Antonimina 2-0, Cittanovese Aurora Reggio 4-1, che era il big match della settimana.
Campese San Roberto, Lauraneaise 0-2, Greffa Mosoro Papalizzi 2-1, Real Gioia Bianchese 4-3 in una partita entusiasmante che vedeva la Bianchese in vantaggio, e poi Rosarnese Villa San Giuseppe 1-1. In classifica la Città Novese, dopo la vittoria con l'Aurora Reggio, ha consolidato il primo posto e guida con 44 punti, chiude il Santa Cristina a 7. Bianchese ha 2 partite da recuperare, mentre una partita da recuperare per Laureanese, Cittanovese, Rosarnese, Condofuri, Antonimino ed Africo. Quindi seconda e terza categoria le leggerà la nostra buona Cristina. Blocchiamoci un secondo perché leggo che è arrivato un SMS. No, andiamo avanti. Dai, no, non so neanche chi sia. Quindi... Lo leggo io. Vai. Complimenti, sei proprio un bel ragazzo da una ragazza. Meno male che da una ragazza, sai, come con i tempi che corrono non si sa mai. Però dai, era dedicato a te, non potevamo non leggerlo. Però è arrivato forse prima, era con Tonino che c'era qui in studio. No, vabbè. È arrivato adesso perché leggo l'orario anche, quindi siamo in diretta. Ok, vai avanti. Dunque, passiamo ai risultati della seconda categoria. Motta San Giovanni Valgallico 0-0, Ravagnese GB San Gaetano Catanoso sospesa, Real Altopiano 5 Frondi 2-1, Real Catona Marins 2-0, Real Melicucco Salice 4-1, Vallata Sant'Agata Futsal Merito 1-5. Per quanto riguarda la classifica, in vetta c'è il Valgallico con 31 punti, mentre il Real Melicucco 6 punti, ultima in classifica. Cinque Frondi e Vallata Sant'Agata hanno una partita da recuperare, Ravagnese GB e San Gaetano Catanoso sono in attesa della decisione del giudice sportivo. I risultati della terza categoria della tredicesima giornata sono: Bagalati Lazzaro non è stata disputata per mancata presentazione dell'arbitro, San Giorgio Audax Ravagnese 1-0, Real Santo Stefano Real Messignati 4-1, Region City Virtus San Paolo 3-2, Sant'Eufemia Atletico Catona 2-1, Scillese Melisconca 5-1. Scillese prima in classifica con 32 punti e Lazzaro resta sempre ultima in classifica, ahimè, con soli 3 punti. Quindi a questo punto rimangono Bagalati, Lazzaro, Real Messignati e Sant'Eufemia, che hanno una partita da recuperare. A dimostrazione del fatto che siamo visibili fino a Roccella, è arrivato un altro SMS al 349 1294 525 che dice: mi dico Roccella, andiamo in D Franco. Quindi questo Roccella che ormai è proiettato verso la conquista della Serie D, complimenti anche da parte nostra, incrociamo le dita perché ancora il campionato è lungo, ma ci sono tutte le prerogative per far bene. Hai finito con le notizie quindi ora? Sì, Francesco. E quindi che facciamo in questi ultimi minuti? Adesso salutiamo tutte le persone che ci seguono da casa e poi se tu hai dei saluti in particolare... No, è arrivato un altro SMS però sulla nostra, su Facebook, sì, che dice: ci metti enfasi a leggere le partite, con la faccina, con la linguaccia. Però quindi era dedicato a te. E vabbè, adesso col mio Facebook aperto, grazie. Leggo anche io i tuoi messaggi. Ok, va bene, vuoi altro? Vuoi rispondere anche? No, mi leggo la tua posta. Ok, ricordiamo che questa trasmissione sarà in replica domani alle ore 13 e giovedì alle ore 21. Su Telemerito canale 632 il digitale terrestre, nei prossimi giorni anche sul nostro giornale online intacalabria.it. Siamo in diretta momentaneamente anche sui nostri siti partner gioiasport.com e passaportoperleuropa.com. Cristina, un'altra settimana è passata e ancora tu non hai fatto questa scelta dello sport, perché io sarà una cosa che ripeterò di settimana in settimana. Non hai scelto ancora quale sport praticare? No, no, io guardo in TV adesso per ora le Olimpiadi invernali a Sochi, però ancora non ho scelto. Ah, so, già ho capito, quindi non hai scelto, però sì, c'erano sì, tutte no. le prerogative. Prerogative. Probabilmente una volta comincerò a fare a sciare, non lo so, vediamo. Scusate, ma un attimo, poi ho trattenuto vediamo, fino a questo momento. Non si sa. A mare, vai a sciare a mare. No, scierò in montagna, dove comunque cade la neve. Stavo dicendo che di solito ripetevo la parola realtà, realtà, realtà. Ho finito di ripetere realtà, ora è prerogativa. Mi dice sempre qualche parola. Ogni settimana te ne una parola, sì. Parola nuova. È arrivato un altro SMS sempre da Roccella, c'è solo il Roccella e andiamo in D, Giovanni. Quindi da Roccella, buon Bruno Taverna, vedo che la gente sull'euforia di questo risultato, di questa squadra che va bene, ci segue, già abbiamo iniziato da pochi giorni lì a Roccella, da oggi praticamente, quindi benvenga.
Dobbiamo ricordare anche, dobbiamo ringraziare anche tra i nostri partner, anche il Simpli Market di Merito Portosalvo in via Tenente Minicucci e a Boa Marina sulla statale 106 e il punto Simpli di Merito Portosalvo in via Peppino Surfaro. Siamo quasi agli sgoccioli di questa 16ª puntata in cui non ci siamo trattati male sostanzialmente. No, dai, questa settimana è andata bene. Stiamo migliorando, le persone che vorrebbero fare, vorrebbero, diciamo, muoversi contro di me per salvarti. Diciamo che il fan club funziona, perché probabilmente ogni settimana ti mandano degli sms privati, quindi tu ti mantieni calmo durante la puntata. E non so, e quelli che avevano mandato prima la trasmissione, perché oggi ho avuto un problema con il cellulare personale, quindi magari quando riprenderà la connessione domani, la connessione internet, e potrò leggere quello, anche i commenti a posteriori. Vedremo, poi me ne inoltri così casomai. Ricordiamo naturalmente che potete sempre inviarci i vostri commenti, sia positivi che naturalmente negativi, perché anche i commenti negativi aiutano a crescere, al nostro indirizzo info@antacalabria.it, oppure scrivendoci alla nostra fanpage o i messaggi su Facebook, su Twitter. Su Twitter, i nostri messaggi privati. Che dire, Cristina, siamo qui agli sgoccioli, qualche saluto da fare? Sì, saluto Nino Panzera, che questa sera non è qui con noi. E saluto Bruno Taverna, saluto tutti coloro che ci seguono da Roccella, da Locri, da tutte le nostre zone. Saluto Sonia Condello, la nostra fotografa. Sì. Saluto Elenia che ci guarda da casa, l'altra sorella, e saluto tutti coloro che ogni lunedì sono in diretta con noi a diciamo, con il nostro intrattenimento, a divertirsi, a passarsi una serata diversa con Ta Calabria Sport. Diplomatica, come sempre, non riusciamo a farti, diciamo, a togliere un qualcosa di più. No, no, perfettamente, io non rimango sul mio, sul vago, però. Io ringrazio tutti voi che ci seguite, ormai siamo diventati un appuntamento fisso, 16ª puntata, più le 4 puntate che abbiamo fatto prima dell'estate, quindi siamo a 20, però restiamo a 16, come giusto che sia. Ringraziamo il buon Bruno Taverna, ringraziamo tutti voi che ci seguite, a me soprattutto che mi sopportate. Cosa dire, seguiteci, continuate a seguirci. Se questa è una cosa che a voi vi aggrada, ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle 20.45 fino alle 21.45 con una società della Ionica, non diciamo per chi, di chi si tratta, per non svelare questo mistero. Ci saranno sempre nuove novità e niente, grazie ancora, vi auguriamo una buona serata da Francesco Iriti e Maria Cristina Condello. Buona serata a tutti da Ta Calabria Sport, arrivederci. Ma se non sei più felice